Eder. Mac. Pallister. Trovato un cadavere in un casolare a Monte Carotto. Per gli inquirenti è lei. È Andrea Rabchuk, la 27enne scomparsa da 2 anni. Il cadavere in stato di decomposizione è stato rinvenuto poco fa in un casolare a Monte Carotto, in provincia di Ancona. Gli inquirenti sono certi che sia il corpo di Andrea Rabchuk. La ragazza di 27 anni scomparsa a Iesi da marzo 2022 proprio in quella zona. Lo sconforto è grande per la famiglia e per tutte quelle persone che hanno sperato di ritrovarla in vita. Andrea potrebbe essere morta la stessa notte della scomparsa. Le sue tracce si persero nella notte tra l'11 ed il 12 marzo di 2 anni fa quando, dopo una lite con il fidanzato, si era allontanata da una festa in una roulotte sulla Monte Carottese insieme a 2 amici, Aurora, Francesco e il suo fidanzato, Simone Gresti, unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia con la stampa di Tom e Jerry sul davanti e la stessa stampa anche sui jeans, un paio di scarponcini neri. Con sé aveva uno zainetto verde fluo. Da mesi le squadre di ricerca stavano ispezionando i campi, scandagliando in anfratti, casolari dismessi, controllando pozzi e laghetti della zona al confine con Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello. La zona molto estesa e contraddistinta da fitta vegetazione, boschetti e persino bacini d'acqua. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!